Dunque, sapete, c'è un'opera molto, molto bella, molto famosa della letteratura cristiana, Le Confessioni di Sant'Agostino. Non so se qualcuno l'ha letta, almeno un pezzettino. È un'opera famosissima in cui Sant'Agostino racconta il suo percorso di vita. La vita di uno che era un genio, uno dei geni assoluti se dovessimo dire chi sono i personaggi più importanti intellettualmente della storia del cristianesimo, Sant'Agostino certamente uno di questi. È uno che per tantissimi anni della sua vita si è affannato per riuscire ad avere ciò che desiderava. Che cosa desiderava Sant'Agostino? Era un provincialotto, era uno che è nato a metà del IV secolo d.C. in un paesino del Nord Africa. In questo paesino del Nord Africa questo ragazzo geniale si sente subito stretto, e quindi dal paesino del Nord Africa, da una cittadina che si chiamava Tagaste, passa nella città, e la città era Cartagine, che era una città bella grossa. Agostino studia, e siccome è un genio va molto bene e decide di fare di lavoro il retore. Erano quelli che facevano i discorsi ufficiali nelle grandi occasioni. Era un lavoro importantissimo all'epoca. C'erano proprio delle occasioni in cui si facevano dei discorsi ufficiali. Ogni volta che c'era una festa pubblica, nelle tantissime feste pubbliche che facevano i romani, ci voleva qualcuno che faceva il discorso. Quindi era un lavoro molto impegnativo che richiedeva una grande cultura e anche molto ambito. Insomma, Agostino si affanna, studia retorica e riesce a diventare un retore abbastanza famoso. Tanto famoso che decide di fare il grande salto e da Cartagine passa a Roma. Ora, immaginatevi questo passaggio, è come se uno, io voglio fare il musicista, no? Nasco in un paesino della Bassa Padana, da lì a un certo punto faccio il grande salto, vado nel conservatorio, non so, di Milano oppure di Roma, così, e poi a un certo punto vado a Londra, ok? Cioè vado là dove si muove, là dove si fa la musica, no? Ecco, Agostino a un certo punto arriva a Roma e apre una scuola di retorica. Quindi ha un po' di allievi che stanno alla sua scuola di retorica, poi scopre subito che a Roma i romani, praticamente Agostino fa questa esperienza, che un sacco di ragazzi vanno alla sua scuola, fanno le lezioni, poi quando si tratta di pagare scompaiono, no? Quindi già da allora a Roma c'erano un po' di pratiche di fuga pre-saldo, ecco. Quindi scappano. Agostino però continua la sua brillante carriera, Adannandosi ovviamente dalla vita per riuscire ad avere questi lavori, questi successi. A un certo punto arriva a Milano. Milano allora, seconda metà del IV secolo, era la capitale dell'impero, non era più Roma, la sede imperiale era a Milano. Quindi Agostino arriva al centro dell'impero e diventa il retore più importante. A un certo punto fa il discorso pubblico di elogio dell'imperatore. È arrivato al top della carriera, per questo ha fatto di tutto, ha lavorato come un pazzo, ha studiato, ha insegnato, ha accettato gli studenti che non pagavano, ha cercato di tessere quella rete di relazioni che gli serviva per arrivare a quel posto, perché non è che ci arrivi per caso in quei posti, no? Cioè devi un po' lavorare non solo sulla tua preparazione, ma anche sulle relazioni, le amicizie giuste, quell'appoggio, io faccio un favore a te, tu fai un favore a me, insomma alla fine per avere ciò che vuoi devi lavorare parecchio. Arriva a essere il retore più importante dell'impero e non è felice. Non è felice ed entra in una crisi molto profonda, perché in realtà nella sua vita c'era stata poi sempre una ricerca, non tanto di Dio, non gliene fregava niente di Dio, una ricerca della verità. Lui a 16 anni lesse un'opera di Cicerone, che era un'opera che invitava a diventare filosofi, e dice che in quel momento a 16 anni gli si era acceso un fuoco nel petto e lui desiderava conoscere la verità, disperatamente.
conoscere, scoprire la verità della vita, la verità di se stesso, la verità del mondo. E questa ricerca della verità lo aveva portato non solo a studiare, ma anche un po' di qua e un po' di là. A un certo punto era entrato in una setta, non era cristiano, non era battezzato, era entrato in una setta che si chiamavano i Manichei, poi da un'altra parte era diventato scettico, no, non c'è più verità, nessuno c'ha ragione, così. Insomma, a un certo punto, quando è all'apice del successo, ha invece una crisi molto forte. E in questa crisi molto forte gli vengono in mano degli altri libri, e con questi altri libri comincia il percorso poi che lo porterà a diventare cristiano, a farsi battezzare, e poi a diventare prete, e poi a diventare vescovo, e poi a diventare Sant'Agostino, no? Il grande santo. Ecco, allora Agostino scopre che ciò che lui tutta la vita aveva cercato di ottenere con tutte le sue forze non lo poteva ottenere così. Né la verità né la felicità si possono conquistare con, diciamo, l'impegno, lo sforzo e le energie. Non funziona così. E che invece c'è un altro modo attraverso cui l'uomo incontra la verità e la felicità. E nelle Confessioni, che è l'opera in cui racconta tutto questo suo viaggio interiore, molti anni dopo, perché è già diventato vescovo, comincia così. Dice che il nostro cuore è inquieto, cioè un cuore agitato, che si muove, che non si riposa. È un cuore che è sempre in tensione finché non incontra Dio. Nel momento in cui incontra Dio, il cuore si riposa. E dice, questo è perché Dio ha fatto il nostro cuore, Dio ci ha fatto per Lui. Comincia così, le Confessioni cominciano così: ci hai fatto per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Questa è l'esperienza di Agostino dopo tanti anni di vita, dopo tutto questo percorso, la consapevolezza a cui lui è arrivato. E questa sera parliamo di questo, parliamo dell'inquietudine del cuore, parliamo anche dei sentimenti più forti del cuore, parliamo dell'aggressività, della rabbia, del conflitto, del volere qualcosa, del conquistarlo, del lottare, e poi parliamo del riposo del cuore. Come si incontra Dio? Abbiamo detto negli incontri precedenti che ci sono tanti modi per incontrare Dio, ci sono come delle porte che Gesù descrive per incontrare Dio, e queste porte sono legate alla nostra vita, perché Dio lo incontriamo nella nostra vita. E se ricordate, la prima porta che abbiamo descritto è quella della nostra povertà, perché Gesù dice: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. La nostra povertà, che vuol dire il nostro bisogno, ciò in cui noi siamo mancanti, carenti, bisognosi, dipendenti dagli altri, ciò in cui siamo poveri, ecco una parola per riassumere. Quando uno vive la propria povertà dicendo va bene così, accettando, assumendo la propria povertà, senza appunto addannarsi per questo fatto, può scoprire un mistero molto profondo nella vita, e cioè che c'è una presenza nella vita, che è la presenza di Dio, che incontra coloro che sono poveri e non coloro che sono ricchi. E poi abbiamo detto che anche il dolore, questa è la seconda porta, anche il dolore può essere un'occasione di incontrare Dio. Perché il dolore in qualche modo ci spinge verso gli estremi, no? E una delle possibilità che abbiamo è quella di prendere in mano il nostro dolore, metterlo davanti a Dio e fare l'esperienza di un Dio consolatore, cioè di un Dio che è una presenza che ci dà vita, che ci guarisce, che ci libera. La seconda porta è il dolore. La terza porta per l'incontro con Dio è invece appunto quella, possiamo dire, questo atteggiamento nei confronti della vita, di noi stessi, degli altri, che possiamo riassumere con l'aggressività, no? Siamo tutti aggressivi, no? L'aggressività è una cosa di per sé, è una cosa naturale che abbiamo tutti dentro, è una cosa pure buona. Senza aggressività saremmo tutti delle amebe, no? senza energia per combattere per qualcosa, senza
senza nessuna reazione davanti al male, senza poterci difendere, no? Quindi l'aggressività ovviamente è una struttura base dell'essere umano, è buona, però c'è anche il lato oscuro dell'aggressività che tutti conosciamo, la violenza, l'aggressività distruttiva. Pensate, tutti facciamo esperienza del conflitto e di quella che è l'aggressività nelle relazioni, o perché noi siamo aggressivi o perché gli altri sono aggressivi con noi, no? La violenza, pensate, la violenza verbale, la violenza fisica, la violenza psicologica, ma anche l'aggressività non solo nelle relazioni, anche l'aggressività verso la vita in generale, interpretare la vita come una lotta, che, o come una gara, no? Che devi arrivare prima, devi arrivare più in alto, ti devi sbrigare, è tutta una grande competizione, conquistare le cose. Oppure l'aggressività verso noi stessi. Abbiamo tanti ambiti di aggressività anche verso noi stessi, perché non ci piace come siamo, come secondo noi dovremmo essere, o per certi, per gli errori che facciamo, no? Cioè, l'aggressività è qualcosa che noi conosciamo molto bene, tocchiamo per mano, a volte ne soffriamo, a volte no, a volte siamo noi attori, ed è qualcosa che nasce, se ci pensate a quando siete aggressivi. Perché siete aggressivi? È qualcosa che nasce di solito da una frustrazione, da un ostacolo, no? Dal percepire che c'è qualcosa che non va, o non va in me, o non va fuori di me, non va nell'altro, che è in un certo modo, no? E questa cosa mi frustra. Oppure pensate, ad esempio, oggi ero in macchina in fila sulla tangenziale, no? E dentro di me sentivo proprio che ero pronto per essere aggressivo, per dire qualcosa, no? Per pensare male di uno, per incavolarmi, per fare per quello che si voleva infilare nella mia corsia. Io no, non te ce faccio entrare nella mia corsia, mi appiccico 5 centimetri dalla macchina davanti, non entri, potessi morire, no? Cioè, ci sono delle situazioni in cui ci scatta l'aggressività, no? Oppure quando qualcuno ti critica, immagina, uno ti critica, ti ha fatto male sta cosa, boom, subito si scatta, che non è vero, ma come ti permetti, ma chi ti credi di essere, no? Oppure l'aggressività verso noi stessi, sì, è vero, ecco, perché faccio schifo, c'ha ragione lui, no? Quando è che viviamo l'aggressività? Sempre, tutti i giorni viviamo l'aggressività. Ecco, questo mondo, la frustrazione, l'aggressività, anche questo può essere un luogo di incontro con Dio. Bello, no? Cioè, uno dice, mazza, ma sta cosa pensavo fosse un po' la spazzatura della vita. Invece no, non è la spazzatura della vita. È qualcosa, anche questo è un luogo in cui si incontra Dio. E c'è una beatitudine che abbiamo detto, sono quel testo, quelle parole in cui Gesù riassume tutti questi modi di incontrare Dio, che parla proprio di questo. E la beatitudine è la terza e dice, beati i miti perché avranno in eredità la terra. Ovviamente i miti che sono beati non sono quelli, oh sei un mito, no, cioè sei proprio, sei fighissimo, sei fantastico, beato te che sei un mito, no, ma i miti nel senso di coloro che non sono aggressivi, per questo è il tema. Ma per capire bene questa cosa di Gesù, che è un po' strana, partiamo dalla fine. Che vuol dire beati i miti perché avranno in eredità la terra? Sono beati perché avranno in eredità la terra. Che vuol dire? Ora, nella Bibbia, quando si parla della terra, non è una terra qualsiasi, è la terra con la T maiuscola, quella terra, la terra promessa, quella terra che Dio promise ad Abramo, che Dio promise a Mosè, quella terra che poi il popolo di Israele andò a conquistare dopo il cammino nel deserto, arrivò in questa terra, la terra promessa, la terra di Canaan, la terra dove scorre latte e miele. Insomma, la terra nella Bibbia vuol dire quello, che è un concetto centrale nella scrittura. Pensate che ancora adesso è così forte nella coscienza biblica e nella coscienza del popolo ebraico, che ancora oggi c'è il tema della terra, no? Cioè, questa è la terra data da Dio al suo popolo. Allora, la terra è la terra promessa.
Che cosa vuol dire questa terra? Chiaramente Gesù non la sta usando proprio nel senso di questa terra qua, cioè se siete miti vi daranno un pezzettino di terra lì al margine del lago di Galilea. È molto carino, un po' caldo, ci stanno 40 gradi d'estate, però se sta bene. Non è questa la beatitudine, ok? Cioè non è saremo tutti piccoli proprietari terrieri. È invece un simbolo, perché nella terra promessa Dio dice: in quella terra ci sarà, scorre latte e miele, cioè è una terra bellissima, molto fertile, un sacco da mangiare, vedrete l'uva, ci saranno cose, non avrete mai visto una terra così bella e così, ha fatto un po' di pubblicità ingannevole, perché poi se ci andate, cioè, è carino, però non è che sia poi questa cosa fenomenale, siamo molto più fortunati noi come posto, insomma, andate in Umbria, molto più bello che andare in Israele, però è la terra dove scorre latte e miele, è la terra della pace. E anche pensate un po' il contesto, no? Pensate ad esempio alla storia dell'Esodo, il popolo di Israele è schiavo in Egitto, Dio chiama Mosè e gli dice: libera il mio popolo, vi darò una terra che chiaramente è quella, uscite dall'Egitto, vi darò una terra, lì sarete liberi, ora siete schiavi, sarete liberi, quindi la terra è la terra dove sarete liberi, ed è la vostra terra, la vostra proprietà, lì sarete sicuri. La terra è la vita, il luogo dove vivi bene, è la sicurezza, è la libertà, è la pace, cioè un simbolo. E questa è la terra promessa da Dio. Come si ottiene? Come si ottiene la libertà, la sicurezza, la pace, la serenità? È la terra dove si riposa. Lì potrai riposare, dice Dio al suo popolo. Come si ottiene questo riposo? Quindi appunto la pace, la sicurezza, la libertà, la gioia di stare in un posto bello, di essere a casa mia, il riposo. Ah, come si ottiene questa cosa? Questa cosa, questa terra, non si può comprare, non la puoi pagare e non si può manco conquistare. Questa terra si può solo ricevere in eredità. Beati i miti perché avranno in eredità la terra. Ora pensate a questa idea dell'eredità. Quando è che ricevi una cosa in eredità? Che differenza c'è quando tu compri e quando ricevi una casa in eredità? Faccio l'esempio della casa perché è molto... No? Allora, se uno non ha la casa, e la tua famiglia non ha case, ti devi pagare un affitto per poter avere una casa. Oppure, se riesci, fai il mutuo, no? E allora ti fai il... cioè, stai là, dai l'anticipo, trova qualcuno che ti dà i soldi per dare l'anticipo, magari papà ti aiuta a fare l'anticipo, però poi devi pagare tutte le rate del mutuo, 20 anni, 30 anni di mutuo. E poi invece c'è quello a cui la casa arriva in eredità. Chi è? Ma che devo fare? Niente. Semplicemente, siccome sei figlio di... c'hai la casa in eredità. Una bella differenza, no? Comprare, io ho lavorato per avere quella cosa, e ricevere in eredità. Cioè, ricevere in eredità è quando ottieni quella cosa bella non perché hai fatto qualcosa, ma perché sei qualcuno. Chi è che riceve in eredità? Classicamente i figli, no? Un figlio riceve in eredità dai genitori. Riceve in eredità tante cose. Ricevi in eredità un po' come sei, no? La tua biologia, la genetica, ricevi in eredità un sacco di cose, ma poi ricevi anche tanti atteggiamenti, tante storie. Siamo tutti eredi di una storia, nel senso che abbiamo ricevuto non perché le abbiamo conquistate noi, ci sono arrivate. Ecco, Gesù dice: la terra promessa, la pace, la felicità, la gioia, la sicurezza, si riceve in eredità. Non si compra, non si conquista. È l'esperienza che fece Sant'Agostino. Ci provò tantissimo, gli sembrò di riuscire a conquistare la terra promessa, la sua terra promessa era diventare il top del suo lavoro, e invece lo afferrò e gli si sgretolò fra le mani. Si accorse che non era ciò che
ciò che voleva. La terra promessa si può ricevere solo in un altro modo. Chi riceve la terra promessa? Riceve la terra promessa il mite. Ora, questo concetto dell'eredità ha a che fare nella Bibbia non solo con la terra, ma pensate, ha a che fare anche con i figli. Anche i figli sono una eredità, perché in un certo senso i figli, sì, è vero che figlio l'hai fatto tu perché l'hai, però il figlio lo ricevi, non è qualcosa che puoi, capito, produrre tu, lo ricevi alla fine il figlio, no? Con tutta la difficoltà di quando non riesci, no? Vorresti e non ce l'hai, no? E tutta invece la bellezza di quando arriva, e chiunque ti arriva un figlio lo sai che è qualcosa che ti supera, no? Che è qualcosa che la vita ti ha dato, l'hai ricevuto. Ecco, infatti anche i figli sono chiamati eredità. Allora, vi volevo raccontare la storia di uno nella Bibbia che rappresenta molto bene questo discorso della mitezza, il mite. Non perché era bravo ed era subito mite, non era uno che di per sé era nato mite, anzi, era uno bello aggressivo come tipo, uno che cercava di ottenere le cose e ci riusciva, almeno faceva di tutto per farlo. Ma per parlare di lui bisogna fare un passetto indietro e parlare di una storia molto famosa della Bibbia, che è la storia della Torre di Babele, ve la ricordate, no? Allora, siamo nel libro della Genesi, a un certo punto, nel capitolo 11 della Genesi, si parla della storia di questa torre. È una storia simbolica. Praticamente ci sono gli uomini che stanno costruendo una grande torre, tipo una torre gigantesca, tipo una ziggurat, immaginatevi, e dicono: facciamoci questa torre gigantesca perché così avremo un nome su tutta la terra e per non disperderci, così saremo tutti uniti, perché avremo questa torre che dalla terra tocca il cielo in questa grande città e lì saremo tutti la stessa cosa, saremo tutti uniti, saremo un solo popolo, avremo un unico nome, cioè avremo un'identità. Questa torre sarà il nostro simbolo, la nostra opera, la nostra impresa, daje. E invece Dio gli smonta tutto. E come gli smonta tutto questo lavoro che stavano facendo? In un modo molto semplice. Dice la Genesi che Dio vide questa cosa che stava facendo e disse: questi qua stanno a far macello, ora ci penso io. E Dio confuse le loro lingue in modo che non si capivano più gli uni con gli altri. Da qui, quando noi diciamo Babele, vuol dire un macello, no? Quando non ci si capisce niente è Babele, perché c'è proprio questa immagine di uno che parla e non si capisce. Ecco, quindi questi a un certo punto non si capirono più, nessuno capiva più niente, nessuno riusciva più a coordinarsi con l'altro, tu dovevi fare un mattone, invece avevi fatto una porta, mo che ci famo con tutte queste porte? Non si riusciva più a costruire questa cosa e quindi si dispersero su tutta la terra. Ma in quel momento Dio sceglie un pastore oscuro di una zona assolutamente periferica dei grandi imperi dell'epoca, e lo chiama e gli dice: Abramo, lascia la tua casa, lascia tutto quello che stai facendo, io ti darò una terra e io ti darò una discendenza, io ti darò un nome grande, io ti darò un nome grande, io ti darò una discendenza e in te tutti i popoli della terra riceveranno una grande benedizione, tutti uniti in te. Praticamente Dio, la stessa cosa che non voleva che succedesse a Babele, gliela promette ad Abramo. Uno dice: ma perché? Perché era rosicone, cioè diceva: guarda, questi stanno a fare le cose senza di me, mo basta, cioè non mi sta bene questa cosa, adesso vi faccio vedere io. È un po' sì. Un po' è proprio così, è proprio rosicone. Che cos'era che non andava bene che in Babele e che invece... Perché ad Abramo gli dice: mo ti faccio tutte queste cose bellissime che dall'altra parte non dovevano succedere? Perché Abramo deve scoprire qualcosa di nuovo e attraverso di lui deve arrivare
a tutti gli uomini un regalo. E questo regalo è proprio qualcosa che ha a che fare con la beatitudine di oggi. Dunque, chi era Abramo? Abramo era un ricco proprietario di greggi, un ricco pastore la cui famiglia veniva dalla mezzaluna, dalla zona fra il Tigri e l'Eufrate, una zona molto fertile. Ma a un certo punto erano emigrati e lui era ricco, sfondato, aveva una moglie a cui voleva molto bene, ma purtroppo non aveva figli, no? Quindi era già vecchio, non aveva figli, e Dio gli dice a questo vecchio ricco, ma chiaramente un po' infelice perché vive in una terra che non è sua, vive come un nomade e non ha una discendenza, gli dice: io ti darò una terra e una discendenza. E Abramo dice: va bene, ok. Gli appare questo Dio, sente questa voce. Ora, quanti dei ci stanno? Cioè, centinaia di migliaia di dei, cioè per Abramo sarà stato un Dio fra le centinaia di dei che ci sono. Mi è apparso un Dio e mi ha detto questa cosa, vai, proviamo, vediamo. Praticamente Abramo comincia il suo cammino e pian piano nel corso degli anni conosce sempre di più questo Dio, che ogni volta che gli si presenta, dopo un po' di tempo, gli dice: guarda Abramo, io ti darò una discendenza gigantesca. Una notte Abramo sta nella sua tenda, Dio lo sveglia e dice: Abramo, esci dalla tua tenda. Abramo esce tutto un po' insonnolito, guarda in cielo, guarda le stelle, guarda tutte queste stelle, io ti darò una discendenza come tutte queste stelle. Abramo, che so già un po' di anni che sta camminando con Dio, dice: vabbè, ok, ci credo, però senti, facciamo così, che pure se non me la dai sta discendenza, va bene lo stesso. Facciamo che io adotto legalmente il mio servo, il servo aveva tanti servi, Abramo è il servo quello più importante di tutti, lo adotto legalmente, facciamo che lui diventa mio figlio e abbiamo risolto sta cosa della discendenza, e così avrò una discendenza. E Dio: no, devi far, fidati di me, fai come ti dico io. Va bene. Cioè, passano ancora degli anni, a un certo punto Dio: Abramo, io ti darò una discendenza, io ti darò una terra. No, Abramo ormai, insomma, dice sì, va bene, ok. Però, insomma, comincia un po' a scalpitare, no? Dice: ma io me ne stavo tanto bene a casa mia, io ormai il figlio ci avevo rinunciato, la terra non ci pensavo proprio, arrivi tu, mi dici: Abramo, ti prometto la terra, sarai felicissimo. Cioè, tu a un certo punto mi ci hai fatto credere e poi non me lo dai. Cioè, sei venuto a rompermi le scatole, sei venuto a svegliarmi, sei venuto a chiamarmi, a mettermi in movimento, a promettermi qualcosa, e poi questa cosa non arriva. Abramo aveva tipo 80 anni, no? Era quindi, era un po'... Allora dice: vabbè, sai che c'è? Mo ci penso io. Piglia la schiava di sua moglie Sara aveva una schiava che si chiamava Agar, che era pure carina, e d'accordo con Sara, cioè alla luce del sole, anzi è Sara stessa che a un certo punto dice: ah, Abramo, sai che c'è, ma questo Dio, famolo così. Allora fa l'amore con la schiava per avere un figlio dalla schiava, ma poi la cosa era, è un trucco legale, comunque sarà figlio mio, io avrò una discendenza, ma non è da Sara, è dalla schiava, va bene uguale, no? Una discendenza, mi hai promesso una discendenza, ci avrò. E Dio gli dice: No, carino sto bambino, si chiama, cioè, va bene pure, carino pure lui, benedirò pure lui, però no, io ti voglio dare un altro, ma proprio da tua moglie. Allora Abramo dice: ma no, ma come è possibile? Basta questa storia, no, non ne posso più. Insomma, passano gli anni, a un certo punto Abramo sta un giorno tutto spaparanzato sotto le querce di Mamre, arrivano tre angeli che gli dicono: ciao, siamo noi, siamo Dio, sono 20 anni che cammini così. Adesso ti daremo un figlio veramente da Sara. Sara, che ovviamente non poteva partecipare a questo incontro perché era una donna, quindi era relegata dietro la tenda, però origliava, no? Stava lì dietro la tenda, sentì che si diceva Abramo e origlia, sente questa cosa e sbotta a ridere, no? Sbotta a ridere e dice: se mo te pare che fa un figlio con me, io ho 200 anni, mio marito ce n'ha 300, in due, capito? Cioè, a lui, a un certo punto Sara dice:
No, lui dice di lei: non le succedono più quelle cose che succedono alle donne. E Sara dice di Abramo: manco a te te succedono quelle cose che succedono agli uomini, no? Insomma, è tipo, sono tutti e due una coppia di allegri vecchietti, ma non scommetterebbero d'ulire su questa cosa. E invece, dopo un anno arriva questo figlio miracoloso che Abramo chiama Isacco, che vuol dire Dio si è divertito, Dio si è fatto una risata, proprio pensando a questa risata che Sara si era fatta all'idea di essere diventata madre. Qual è l'esperienza che ha dovuto fare Abramo? Abramo ha dovuto scoprire che questa gioia che gli era stata promessa, che lui all'inizio ci aveva proprio rinunciato, manco lo desiderava più, ma gli era stata promessa non come qualcosa che lui doveva fare, conquistare, ottenere, ma che doveva solo aspettare e ricevere, perché gliel'avrebbe data Dio. Ma Abramo ci mette 20 anni per capire questa cosa, eh? Cioè, all'inizio, appunto, è aggressivo anche nei confronti di questa promessa. Il figlio me lo faccio io. Adotto il servo, no? Poi faccio il figlio con la schiava. Cioè, vuole lui, no? Conquistare questa cosa. Deve diventare mite, cioè deve deporre le armi nella sua lotta per la felicità contro la vita, e invece aspettare di ricevere, quando meno se lo aspetta, il dono promesso da parte di Dio. La terra promessa si eredita, non si conquista e non si compra. E una volta che ci sei dentro alla terra promessa, non la possiedi normalmente. C'era una regola, una norma particolare per cui, quando il popolo di Israele, dopo il cammino dell'Esodo, entra nella terra promessa, questa terra viene sorteggiata, viene divisa in pezzettini e sorteggiata, appunto, e data a ciascuna famiglia un pezzettino di questa terra. Però poi capitava, come capitano le cose della vita, poi uno fa i debiti, uno finisce in povertà, uno a un certo punto deve vendere un pezzo di terra, uno deve fare... Ecco, dopo 50 anni, ogni 50 anni, c'era una legge che diceva che tutte queste transazioni andavano annullate. La legge del giubileo. Per cui tu sei diventato poverissimo, hai dovuto vendere il tuo pezzettino di terra? E invece dopo 50 anni, tutto da capo, si ritorna tutti al principio, ognuno ritorna in possesso delle sue, della sua terra, di quella terra che gli era stata data in dono. Cioè, è una terra che è tua, che ti è data e che non puoi perdere, anche se la perdi per un po', ma poi resta tua, ti ritorna, perché è una promessa di Dio. E però al contempo è una terra che non è solo tua, è una terra che in primo luogo è di Dio, è di Dio. E infatti ci sono anche tutte delle altre leggi per cui questa terra ogni tanto bisogna, per esempio, farla riposare. Non puoi sfruttarla fino a un anno ogni 7, devi riposare. Non puoi seminare, non puoi raccogliere, perché non è tua la terra, è di Dio. E proprio perché non è tua, devi avere cura anche di quelli che sono stranieri, dei forestieri che passano, e devi sempre preoccuparti che ci sia qualcosa pure per loro e di accogliere tutti questi forestieri. Cioè, non è un tuo dominio. Non sei diventato un piccolo re, è sempre una terra che ricevi in dono e che devi possedere come un dono. Anche Abramo fa questa esperienza con suo figlio, perché questo figlio, che era la luce dei suoi occhi e dopo tutto questo scatafascio di anni finalmente aveva avuto, a un certo punto Dio assurdamente gli dice: ora questo figlio me lo offri in sacrificio. Non so se vi ricordate questa storia tragica, no? Il sacrificio di Isacco. E ad Abramo gli crolla il mondo, perché questo figlio che Dio gli ha promesso, che Dio gli ha dato, ora glielo chiede in sacrificio. Badate bene, non era molto originale che un Dio chiedesse i figli in sacrificio. Tutte le culture antiche conoscono il sacrificio umano e il sacrificio dei figli. Per chi ha fatto studi classici, ricordatevi la scena, no? L'Iliade che si apre, no? col sacrificio, che quello deve sacrificare sua figlia perché c'è la pestilenza. È normalissimo ammazzare un figlio per in onore di un Dio che ti fa qualche cosa. Quindi Abramo non è che si stupisce e dice:
ah, ma guarda sto Dio, ma te pare che mi chiede un figlio in sacrificio? Ma si stupisce dell'assurdità della cosa, che quel figlio che lui non sperava più, qualcuno ce l'ha fatto credere, poi è arrivato dopo tanta attesa e ora me lo chiede in sacrificio. Eppure Abramo anche in questo caso si fida di Dio e fa questo viaggio da solo, lui e il figlio, e si prepara a sacrificare il figlio. E poi ricordate la storia, quando Abramo sta col coltello alzato, pronto per ammazzare il figlio, l'angelo del Signore ferma la sua mano e gli dice: no, in realtà non volevo tuo figlio in sacrificio, io volevo la tua fede. E perché tu hai avuto fede fino in fondo, allora io benedirò tutti gli uomini solo per questa cosa che hai fatto tu. Quindi gli rinnova la promessa. Ma che cosa vuol dire? Anche qui c'è qualcosa come la terra promessa che è tua, però che ti sembra di perderla perché sei costretto a venderla, però ti ritorna, e che però non è tua proprio, non è solo tua, è di Dio, no? Anche con il figlio Abramo deve fare questa esperienza, che questo figlio prima che essere suo è di Dio, e che a un certo punto Dio sembra che glielo tolga, e che invece poi glielo ridà. E Abramo lo riebbe, dice, fu come morire e risorgere per lui, dice a un certo punto il Nuovo Testamento. Bene, allora Abramo è uno che ha imparato nella sua vita la mitezza, cioè ha imparato a non avere un atteggiamento aggressivo, anche se lui era aggressivo. Adesso vi ho fatto pochi esempi, ma Abramo è uno che parte in guerra, va a combattere, fa un sacco di roba, cioè è uno, appunto, non era un mollaccione che stava là seduto a grattarsi la pancia, era uno attivo, ok? Allora, questa immagine ci aiuta proprio a guardare due atteggiamenti nei confronti della vita, degli altri e di se stessi. L'aggressività che conquista, che vuole, ottiene, pretende, che cerca di forzare la mano, che cerca di difendere ciò che ha da chi lo minaccia, e la mitezza di chi depone le armi e aspetta il compimento della promessa. Chiaramente la mitezza funziona se e solo se la vita ti vuole bene, perché se la vita non ti vuole bene, se sei mite sei scemo, perché se la vita non ti vuole bene, cioè se non c'è nessuno, se non ci sono papà e mamma che ti regalano la casa e tu non lavori per comprarti la casa, sei idiota, no? Non avrai una casa. Ma se ci sono papà e mamma che stanno là, che hanno la casa pronta per te, no? Allora puoi ricevere quella casa in eredità, e coi soldi che fai col tuo lavoro te ci compri un'altra cosa. Se non ci sono papà e mamma, lavora, no? Allora la questione della mitezza funziona se c'è qualcuno che ti vuole bene, che pensa a te, che provvede a te. Questo è l'annuncio di Cristo. Guarda che puoi essere mite, perché essendo mite incontrerai un padre che ha già pensato a te, da cui riceverai ciò che ti sei magari sforzato e addannato a ottenere, ma lo riceverai, e sarà molto più bello di quello che potresti ottenere con le tue forze e con i tuoi atteggiamenti. Ora, anche Gesù a un certo punto parla di se stesso in questi termini. Nel Vangelo dice: se siete stanchi e oppressi, cioè se sentite una fatica interiore di tutto questo lavoro che la vita ti richiede per cercare di essere felice, di avere le cose che vuoi, ciò che pensi che ti manca, per cercare di vivere, di sopravvivere, di vivere bene, se siete stanchi, venite da me. Io che sono mite e umile di cuore, se venite da me troverete riposo, in me vi potrete riposare. È un'immagine molto bella, l'immagine della fede, no? Venite da me,
l'immagine della fede e pensate che bello, non so se voi avete fra le persone che conoscete qualcuno con il quale e nel quale vi potete riposare. C'è una persona che ci vai e dici, ah, che bello, no? Cioè, vai a casa di, non so, di quei tuoi amici e ti rilassi, proprio lì stai bene, non devi dimostrare niente, non c'è nessuna competizione, sai che sei voluto bene, tu gli vuoi bene, non devi fare bella figura, non... ti puoi riposare perché c'è qualcuno che si prende cura di te e a cui tu vuoi bene. È un'esperienza molto bella se ce l'avete. Ecco, Gesù dice, io sono così, vieni da me e ti riposi, perché io sono mite e le persone miti sono le persone con cui ti puoi riposare, proprio perché non sono quelle che si mettono in competizione, che ti fanno stare in tensione. Vieni da me e ti riposerai. Ora, proviamo a pensare alle varie situazioni di aggressività che troviamo nella nostra vita. Proviamo a pensare alle nostre relazioni, no? A quelle relazioni in cui viviamo aggressività, quei luoghi in cui viviamo aggressività. Non so, dentro casa? Magari dentro casa ci sono relazioni aggressive, ci sono parole forti, ci sono appunto prese di posizione contro qualcosa, contro qualcuno. Ci sono, insomma, al lavoro, ci sono a scuola, ci sono, cioè, situazioni in cui tu ti vedi che sei aggressivo o che gli altri sono aggressivi. Ecco, provate a pensarle a queste cose e provate a pensare a che cosa sarebbe la mitezza in queste situazioni. Cosa vorrebbe dire essere mite? Non vorrebbe dire essere passivi, probabilmente, perché non è una passività, nel senso, non è di una debolezza, di essere incapace di reagire alle situazioni, incapace di avere un obiettivo, non è questo ovviamente, no? È quella fiducia nella vita, quella fiducia che c'è qualcuno che pensa a te, che cerca il tuo bene sempre e comunque, che ti libera dalla necessità di dover assolutamente rispondere adesso ad ogni provocazione, difendere subito ogni tuo diritto o possesso vagamente minacciato, che ti libera da questa esigenza di essere aggressivo. La mitezza non è tanto un dovete essere miti, è un annuncio, fa parte del Vangelo, c'è qualcosa che ti dice guarda che c'è un altro modo di vivere, e questo altro modo di vivere è come ereditare la terra promessa. Scopri un riposo, una pace, una sicurezza, una gioia che altrimenti non scopri. È l'esperienza che ha fatto Agostino, è l'esperienza che ha fatto Abramo, è l'esperienza che hanno fatto tantissimi cristiani nel corso della storia. Quella di Gesù dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Imparate da me. C'è un modo di vivere, che è questo, appunto questa mitezza, che è un modo di vivere che ti fa scoprire una presenza di Dio come colui che ti dà ciò che tu desideri, ti dà ciò di cui hai bisogno, te lo dà perché ti vuole bene, perché è dalla tua parte. C'è una frase molto bella di San Paolo che a un certo punto dice: sapete come dovete pensare voi? Voi dovete pensare così: questo è mio. Tutte queste persone che mi stanno intorno sono mie. Tutto il mondo è mio. Tutta la vita è tutto mio. Voi avete tutto, dice San Paolo a un certo punto, tutto è vostro. Qualsiasi cosa, tutto è vostro, nel senso che tutto è per voi, perché vostro Padre si preoccupa di voi e vi dà tutto. Tutto ti è dato come un regalo, tutta la tua vita ti è data come un regalo, tutte le persone che hai intorno ti sono date come un dono, persino quelli che ti rompono le palle, pure quelli, persino quelli che tu dici, ma questo lo ammazzo, persino quello che ti ha fatto soffrire, misteriosamente, pure quello, Dio lo usa per te, fa il tuo bene attraverso quella cosa e per questo puoi essere mite. Cioè puoi smettere di occuparti di lottare contro la vita, contro te stesso,
contro gli altri e dedicarti ad altro, cioè ad amare. Ma questo poi ne parleremo in altri incontri. È un annuncio quello che fa il Signore. E San Paolo dice: tutto è vostro, tutto quanto è vostro, considera tutto tuo, tutto è vostro, ma tu non sei tuo. Tu sei di Dio. Tutto è vostro, ma voi siete di Dio, dice San Paolo. È un po' come la terra promessa, appunto, è qualcosa che è tuo profondamente, eppure non è tuo. Ora, che cosa possiamo fare per entrare in questa beatitudine della mitezza? Come si incontra Dio in questa beatitudine? Pensate un po' all'esperienza, appunto, delle nostre relazioni, e pensate un po' a quella che è l'esperienza della preghiera. Ricordate che Gesù, quando ha insegnato a pregare ai suoi discepoli, ha detto ai suoi discepoli: voi pregate chiamando Dio Padre. E poi a un certo punto di questa preghiera ditegli: dacci il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, liberaci dal male. Cioè, l'unica cosa di cui tu ti devi ricordare è di avere un Padre, e che questo Padre ti dà ciò di cui hai bisogno per vivere e ti dà tutto il perdono, cioè quella capacità di ricominciare di cui hai bisogno per andare avanti, e che ti aiuta nella, appunto, nella lotta che senti dentro contro il male, cioè contro la parte deteriore, contro ciò che mi porta giù, contro ciò che mi oscura, che mi chiude, ciò che mi abbassa, mi rimpicciolisce, no? Contro tutto questo ti aiuta Dio a evitare questa cosa, a liberarti da questa cosa. Gesù dice: pregate così, prega per ricordarti chi sei, che sei figlio di Dio, cioè che sei amato, che c'è qualcuno in cui puoi riposare, che il tuo cuore è inquieto perché ancora non ha trovato quella persona nella quale può riposarsi. Questa persona è molto vicina al tuo cuore ed è Gesù stesso. Questo è l'annuncio di questa beatitudine, no? Allora, come si fa a diventare miti? È come Abramo. Si cammina e ogni volta si fanno dei passetti di fiducia verso Dio. Dei passetti di fiducia. Si cammina nella fede. E la fede che cos'è? La fede è proprio l'atto di affidare, poggiare la propria vita sul fatto che qualcuno mi vuole bene. È un po' una scommessa, come diceva Pascal, no? Cioè, è poggiare la vita sul fatto che uno mi vuole bene. Tutti viviamo relazioni di fiducia nella vita, no? Qualsiasi amicizia si regge sulla fiducia, qualsiasi rapporto di coppia si regge sulla fiducia, qualsiasi rapporto affettivo, ma anche lavorativo serio, si regge sulla fiducia, cioè sul fatto che quell'altro sta facendo quello che dice, oppure nel caso dell'amicizia mi vuole bene, è dalla mia parte, è sincero con me, o nel caso dell'amore ha scelto me, vuole stare con me. È sola pura fiducia, e questa fiducia è ciò che rende bella la vita. Ecco, la fede nei confronti di Dio è la stessa cosa, no? È dire: sì, la vita è dalla mia parte, Dio è mio Padre, tutto ciò che accade è per me, persino le cose storte, scomode, persino quelle sono per me, perché tutto è mio, tutto mi è dato, e io posso essere mite, non in competizione, posso non essere aggressivo, posso anche non essere aggressivo verso me stesso, perché io stesso sono dato a me stesso e posso accogliere me stesso così come sono. Bene. Dunque, beati i miti perché avranno in eredità la terra. Allora, adesso che pregheremo, proviamo a fare questo esercizio di fiducia nei confronti di Dio. Faremo, come al solito, un po' di canto, una preghiera, un momento di silenzio. In questo momento di silenzio scriviamo la nostra preghiera sul retro del foglietto e lasciamoci ispirare da queste parole di Gesù, che avete anche qui nel testo di Matteo 11. Quando Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò riposo. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore.
queste parole che cosa mi fanno sentire dentro? Cominciate la preghiera così, Signore Gesù, e cominciate a dirgli, per esempio, di che cosa siete stanchi. Qual è il grande lavoro che state facendo? Per che cosa vi state sbattendo? Ci state impegnando, state cercando? Oppure per che cosa sapete che vi dovreste impegnare ma non ve va? No? E quindi siete stanchi solo al pensiero di ciò che dovreste fare e non lo fate, no? Può essere una cosa nelle amicizie, una questione sociale, una questione di lavoro, quello che vi pare, con voi stessi, no? Che cosa è che vi sta stancando? E quando Gesù dice, vieni da me, io ti do riposo, impara da me che sono mite, che cosa potrebbe essere questa mitezza? Quale potrebbe essere un passo nella mitezza, nella nostra vita oggi? Cosa potrebbe voler dire deporre le armi e riposare nella fiducia che Dio veramente mi ama? Che cosa potrebbe voler dire? Provate a scriverlo al Signore Gesù nella preghiera. Siamoci in piedi.